Ciao a tutti, vi mostro adesso, come avevo promesso, i DVD import, tutti con audio italiano, tranne uno che dirò, di film di Dario Argento. Si tratta di edizioni estere che appunto contengono l'audio in italiano. Cominciamo con L'uccello di piume di cristallo, che mostra anche la sua bella locandina originale. Questa è della Arrow inglese, come gli altri che mostrerò adesso. Sempre della Arrow, Il gatto a nove code. Queste sono edizioni che hanno la copertina reversibile, nel senso che si può girare e sotto c'è un'altra copertina, ma sinceramente, secondo me, la locandina originale è meglio di quella dall'altra parte, quella inglese. Comunque, questione di gusti. Poi abbiamo quattro che sono sempre della Arrow in edizione col cartoncino fuori, tutti i contenuti, tutte le schede, ma dentro sono in Amaray, come si può vedere. Amaray ovviamente è la confezione in plastica. Questo disco singolo col libretto, fenomena, come si può vedere. Poi abbiamo Profondo Rosso, che questi sempre con edizioni con 4, questo è disco doppio comunque. Qua ci sono altre due locandine sotto, un libretto, un poster. Ci sono diverse cose, tutta un'edizione molto ben fatta. Poi ancora disco singolo abbiamo Tenebre, sempre quella, chi non vuole il cartoncino può toglierlo, e riporta sempre la locandina originale. Questo è disco singolo. E poi della Arrow abbiamo anche Inferno, un'edizione a disco doppio, come Profondo Rosso, sempre in Amaray, e riporta anche la copertina originale, disco doppio, manifesto e libretto. Poi sempre della Arrow inglese, due produzioni del Argento, La Chiesa, questi non hanno il cartoncino, ma sempre la copertina reversibile, The Church, sempre audio italiano, oltre ad altre lingue ovviamente. La Setta, questa riportava due locandine entrambe diverse da quella italiana, però io l'avevo tenuto su questa. Poi, sempre rimanendo in tema di produzioni e sempre rimanendo in tema Arrow, abbiamo Demoni e Lamberto Bava. Gli altri due, La Setta e La Chiesa, come sappiamo, sono di Michele Soavi. Demoni, che oltre ad avere il libretto ha anche un piccolo volumetto a fumetti, molto ben fatto. Un'edizione veramente di pregio questa, anche col commento audio di Lamberto Bava. E l'immancabile Demoni 2, sempre di Lamberto Bava, sempre reversibile, sempre con la lingua italiana, sempre con manifesto e libretto. Come si vede, lo stile così, splatteroso, come si suol dire. Dopodiché abbiamo due edizioni di Door Into Darkness, cioè La Porta sul Buio, tutti e due doppio disco che riportano i quattro episodi della serie televisiva degli anni 70. Questa è un'edizione greca e questa è un'edizione tedesca della Dragon. Questo è tutto cartoncino, si apre così.
si può vedere, e qui c'è anche un libretto ovviamente scritto in tedesco che tratta appunto la serie. Dopodiché abbiamo sempre edizione greca e sempre con l'audio italiano, Il gatto a nove code. Tutte edizioni che hanno un bel numero di extra, non soltanto i dischi doppi, ma anche i dischi singoli ne hanno. Inferno, della Another World svedese addirittura, che anche questo molti extra, una splendida edizione col librettino. Inferno, quindi non bisogno di presentazioni. Poi abbiamo La sindrome di Stendhal, disco doppio della Blue Underground americana. Oh, questi sono tutti DVD Regione 2, tutti vedibili tranquillamente su qualsiasi lettore DVD, Regione 2 o Regione Libera. Profondo Rosso della Platinum, inglese. Questo fu il primo DVD di Profondo Rosso che uscì in Italia. L'unico piccolo handicap è che l'edizione ha i sottotitoli non escludibili e anche un paio di leggeri taglietti che non aiutano. Però collezionisticamente vale. Serie Profondo Rosso, Deep Red dell'Anchor Bay, celebre etichetta americana, ma sempre Regione 2 o 0, che dir si voglia, che è uguale, libera. Anche questo col librettino. Poi abbiamo della Blue Underground, di nuovo Blue Underground americana, L'uccello dalle piume di cristallo, disco doppio anche questo, con tanti extra. Poi della Shameless, Quattro mosche di velluto grigio, edizione veramente egregia, migliore anche di quella italiana che ho mostrato nell'altro video, sempre copertina reversibile. Ah, scusate, la 7 e la Chiesa sono della Shameless, non della Another World. Questi due qui, come si vede anche dalla custodia gialla, piccola rettifica. Poi abbiamo Suspiria, della Blue Underground, doppio disco, splendida edizione anche questa. E per finire, l'ultimo e l'unico senza audio italiano, Peltz, della serie Masters of Horror, vedibile sempre in quella regione libera praticamente, però non ha la lingua italiana. E c'è anche qualche extra qui. Questo è quanto per quanto riguardava Dario Argento. Ciao a tutti.